mezzo associazioni non governative che quindi non rispondono alla etica statale, ma rispondono al criterio del business is business, che è la norma della società di mercato, voi mi insegnate. Bene, essenzialmente si innesca un processo in cui si deportano esseri umani da sfruttare, come avviene già. No, diciamo già, scusi, vedi, che le associazioni non governative non dovrebbero rispondere al criterio business is business, quelle sono già operazioni che rispondono a business is business. Purtroppo la storia più recente si ricorderà molto bene le l'estate trascorsa ci ha insegnato che molte di queste associazioni, non tutte, sia chiaro, hanno agito in nome della logica del business is business. Ancora non ne stavo dimostrando nulla, sono delle indagini in corso, glielo dico per lei, perché poi la querela non la voglio aiutare, perché io ce ne ho parecchie, non è una cosa così gradevole. Io non ho messo nomi a nessuno, ho parlato in termini generali, quindi non ho messo nomi e mi guardo bene dal mettere nomi. No, perché essenzialmente io cerco di individuare fenomeni, voi politici vi occupate dei nomi e dei cognomi, io ragiono sulle strutture. Per quanto tu sia un filosofo, però affermare in questa trasmissione che il sistema delle ONG sarebbe, diciamo, un sistema che fa business deportando dei cristiani, no? Io la trovo francamente una roba non da filosofo, ma ha detto questo, sono affari tuoi. Se posso gliela spiego garbatamente con pacatezza. Scusi, Fusaro.